Ci siamo, buonasera, buonasera, ben arrivati alla nostra consueta puntata di Semi di Speranza sul Popolo della Famiglia TV. Questa sera in un orario diverso, alle 8:30. Buon mese di maggio che è dedicato ovviamente alla nostra mamma celeste, mese di maggio che ci porterà verso la fine della programmazione di Popolo della Famiglia TV, perché quest'anno la redazione ha deciso di completare le rubriche il 31 di maggio, quindi siamo quasi in dirittura d'arrivo di questa stagione che ci ha visto protagonisti tutti i venerdì per quanto riguarda noi della redazione, perché questa rubrica Semi di Speranza è frutto di una collaborazione trasversale con Francesca Centofanti, Barbara Moia, la sottoscritta, che siamo la redazione di Popolo della Famiglia TV, e con Daniela Baldanza, che è l'autrice dei testi della nostra rubrica. Quindi, innanzitutto grazie per essere qui questa sera, grazie, vi vedo passare piano piano, adesso proverò a leggere perché... Ragazzi, Mario è più bravo di tutti, ce la fa sempre. Vi sente Prisca, ho visto Katiuscia, ho visto Anna, eccola Anna. Quindi grazie a voi che vi state collegando, grazie di una condivisione, ovviamente di un mi piace. E poi ho scoperto e ho capito che forse non c'è più la modalità con i nuovi aggiornamenti di Facebook, non è più possibile invitare alle dirette. Ciao Daniela, invitare alle dirette i vostri Facebook amici, ma ciao Paola, ma è possibile organizzare un video party che tendenzialmente è lo stesso principio, ovvero si condivide attraverso il video party, avviene la condivisione della diretta che si sta guardando sul proprio profilo e si ha l'opportunità di invitare i propri Facebook amici. Diciamo che l'opportunità questa sera è particolarmente ghiotta perché abbiamo, io come ho scritto ieri, non ci ho dormito stanotte, intervistare Assuntina Morresi, che voglio dire, ciao Patrizia, che non, ciao Barbara, no, ciao Patrizia, non ha bisogno di presentazioni perché voglio dire, tutti conosciamo Assuntina, al di là delle sue peculiarità professionali. Io la vedo questa sera e la intervisto con molto piacere, anzitutto come una donna, come una mamma, e come un'insegnante, come una professoressa, come uno dei membri del Comitato Nazionale di Bioetica. Ciao Lodovico, e soprattutto ciao Saimir, grande, grazie Saimir di essere qui questa sera. E soprattutto una donna che si batte come una leonessa con le unghie e con i denti per la vita. Ed è stata l'unica persona che si è battuta all'interno del Comitato di Bioetica affinché la tributarilina non fosse approvata e utilizzata. Adesso vediamo un attimo se riusciamo ad averla qui in diretta con noi, in doppia diretta. Mi sembra che ancora non sia arrivata Assuntina e magari le faccio uno squillo. L'ideale sarebbe che riusciamo ad averla in doppia diretta. Perché ovviamente la resa è migliore. Abbiamo fatto delle prove ieri, ma non è andata proprio, sì, non è andata proprio un granché a buon fine. Io, come ho già detto ad Assuntina, e come sapete anche voi, insisto fino alla fine. Quindi, ciao cara, sono Emanuela. Ciao tesoro. Andiamo direttamente con la diretta o vogliamo fare una prova con la doppia diretta? Dimmi tu, dimmi tu. Allora, io riattacco, avvia Facebook e facciamo come ieri. Se non va, ti richiamo. Esatto. Ciao cara. Ciao. Allora, vediamo un attimo se con Assuntina, giustamente come voi sapete, perché insomma lo sapete più o meno tutti, che sono una gran testona, abbiamo fatto una prova, quindi vediamo adesso se riusciamo a vederla in diretta e
altrimenti la chiamo, la mettiamo in viva voce e andremo con il telefono. Fosse finta la diretta, finita. No, no, ieri era una prova, Ludovico. Ieri è stata una prova. Abbiamo fatto semplicemente un tentativo per vedere se la diretta era possibile avere in diretta Assuntina. Quindi vediamo un momento. Scusate un secondo, nel frattempo io ho sempre solo due mani, ahimè, anche se ne chiedo un po' di più. Vediamo se Assuntina, ok, vediamo se riusciamo a metterla. Ti vedo Assuntina. Telefono in orizzontale, vediamo se riusciamo magari riusciamo ad averti in diretta. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Facciamo un tentativo, se ci riusciamo bene, altrimenti chiamerò un'Assuntina al telefono e la mettiamo in viva voce. Pare non funzionare. Mannaggia. Mannaggia, è successa la stessa cosa anche con Giusy d'amico. Niente, non va. Non va. Allora, Assuntina, guarda, ti chiamo a casa e andiamo col viva voce. Mi dispiace tantissimo. Mannaggia la miseria. Mi dispiace proprio tanto. Niente. Cara, ecco, niente, non funziona. Sì, è tesoro. Si blocca. Guarda, è successo. Tesoro, è successa la stessa identica cosa con Giusy D'Amico. Possiamo andare col viva voce qui o vuoi che ti chiamo sul cellulare? Ok, va benissimo. Allora ti richiamo sul cellulare, esattamente. Ok, aspetta, ti metto in viva voce. Allora, benvenuta Assuntina, grazie per la disponibilità. Grazie Pronto? Ci senti? Ci sei Assuntina? Sì, ci sono, Ok. eccomi. Grazie cara, Buonasera, grazie, ciao. grazie Assuntina, grazie, sono tante le persone collegate e soprattutto siamo tutti molto contenti di averti con noi e di ascoltare, di poterti ascoltare. Io ho fatto una breve introduzione di te e per prima cosa ho detto che sei una mamma, oltre che una sorella in Cristo, perché penso sia oggi ancora di più un valore aggiunto essere una mamma, no? Certo, assolutamente, è la prima caratteristica, no? Quando una Esatto, persona ha i figli, è madre o padre. esattamente, esattamente. In questo tempo di demammizzazione totale, no? E di disumanizzazione di quanto di più bello ci sia su questa terra, che sono gli esseri umani, teniamoci stretti i nostri ruoli, no? Tali come ci sono stati donati. Assuntina, io parlando di te, mi sono permessa di introdurti come colei che si batte con le unghie e con i denti per la vita. E che nel comitato di bioetica è stata l'unica a battersi e a non mollare affinché la triptorellina non venisse approvata. Ma non è di questo che volevo parlare stasera, perché hai visto notizia delle ultime ore, come si chiama, il comitato di difesa dei disabili ha chiesto che la Francia non metta in esecuzione la cessazione di alimentazione e di idratazione per Vincent Lambert. Quindi stiamo parlando di eutanasia. Stiamo parlando. Sì, ho visto, è una bellissima notizia. È una bellissima notizia, noi preghiamo perché crediamo, però io Certo. partivo da Vincent, che è l'ultima, per così dire, vicenda che ci è nota rispetto a quello che a mio avviso sia, a mio avviso in termini proprio di documentazione, perché è documentato, ci sia questa inarrestabile deriva, Assuntina. Stamattina tu hai fatto un post che fa seguito a una serie di articoli che comunque scrivi, grazie a Dio, sull'argomento. Siamo a pochissimi giorni, a una manciata di giorni, perché voglio dire, settembre è dietro l'angolo, è iniziato maggio, ma settembre è dietro l'angolo, in cui la consulta si appresta a fare qualcosa di gravissimo. Oltre a parlarne, come facciamo, e ti invito a farlo, andare a ritroso, cioè partiamo da Vincent Lambert, passando da DJ Fabo, per arrivare a Eluana, passando da Charlie, Alfie, Isa, Ia, Ines, partiamo da una persona adulta che è stata uccisa, perché questo è, passando per dei bambini, arrivando ad un'altra persona adulta. Come fermiamo tutto questo? Assunti.
Dunque, beh, innanzitutto dobbiamo essere consapevoli di quello che sta succedendo e dobbiamo essere informati. E poi dobbiamo, in questo ultimo caso, per quest'ultimo fatto, dobbiamo fare pressione affinché il Parlamento si faccia sentire. E mi spiego, giustamente tu hai ricordato l'ultima scadenza, quella che avremo nel prossimo settembre. Il prossimo settembre, per chi ci ascolta, per chiarire, il 24 settembre la Corte Costituzionale si riunirà, ce l'ha detto già lo scorso novembre, e si riunirà perché? Perché è in ballo il cosiddetto caso Cappato. Che cos'è? Quando Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo, un uomo tetraplegico, sofferente dopo un grave incidente stradale da cui lui non è più riemerso, cioè dal punto di vista fisico, lui ha avuto diversi anni fa un incidente stradale molto grave, è rimasto tetraplegico, cieco, però lucido, e dopo alcuni anni in cui ha cercato di curarsi, si è reso conto che non sarebbe guarito, non sarebbe neanche migliorato perché le sue condizioni non erano migliorate e ha chiesto di essere ucciso, ha chiesto il suicidio, ha chiesto di essere accompagnato in Svizzera perché lì è possibile sottoporsi a suicidio assistito. Che significa? Ora ci sono, il suicidio assistito vuol dire che c'è qualcuno che ti prepara una sostanza, un farmaco, chiamiamolo farmaco, un composto chimico, e poi la persona che vuole uccidersi se lo prende da sola. Per il DJ Fabo, poiché lui era paralitico, è stato preparato una specie di stantuffo che lui ha potuto mordere con la bocca, e una volta morso è stato attivato un meccanismo per cui è stata fatta un'iniezione letale e lui è morto. Per andare in Svizzera è stato accompagnato da Marco Cappato, che noi conosciamo essere un militante radicale, soprattutto dell'associazione Luca Coscioni. È stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, la mamma e la sua compagna erano d'accordo, anche se all'inizio non erano d'accordo con lui, ma alla fine hanno convenuto, lo hanno accontentato, diciamo, hanno condiviso la sua scelta, e al ritorno Marco Cappato si è autodenunciato. Perché si è autodenunciato? Perché nel nostro codice penale l'aiuto e l'istigazione al suicidio sono puniti fino a 12 anni di reclusione. Il nostro codice penale, è bene spiegarlo a tutti, non punisce gli eventuali sopravvissuti al suicidio, ma punisce chi agevola il suicidio e chi istiga al suicidio. Che significa? Significa che una persona è libera di buttarsi da un ponte, ma poiché uccidersi è un disvalore per lo Stato mette intorno a coloro che tentano di suicidarsi, diciamo così, una specie di cintura Certo. protettiva per cui sanziona chi istiga o chi aiuta. Autodenunciandosi, Cappato ha fatto partire un processo e in questo processo, anziché archiviare come era possibile per i giudici, archiviare la sua posizione o condannarla, ma sarebbe stato più probabile archiviarla visti i precedenti, i giudici si sono rivolti alla Consulta, alla Corte Costituzionale, per chiedere di depenalizzare l'aiuto al suicidio. La Corte Costituzionale quindi lo scorso novembre ha detto, semplificando, questa è materia del Parlamento, noi diamo un anno di tempo al Parlamento perché legiferi in materia e ha dato delle indicazioni, cioè o cambiate il codice penale oppure cambiate la legge sul fine vita e aprite alla possibilità di consentire l'aiuto al suicidio in alcuni casi, oppure il 24 settembre del 2019 noi ci ritroveremo e lo faremo noi. Questo più o meno è il senso. Allora, ti scusa un secondo, allora, io ti seguo e sto assorbendo ed è qui che arriva la mia domanda. Allora, io quello che chiedo è questo, no? Allora, le leggi vengono promulgate e create in Parlamento. Ci può essere un organo che dice a chi crea le leggi, fai la legge che ti dico io? È questo che io, cioè, è il meccanismo che non capisco, scusa l'ignoranza Assuntina e perdone, ma come non lo capisco io, non lo capiamo in tanti. Qui c'è l'inghippo. Lì possiamo interrompere, cioè possiamo inserire il granello lì noi?
Assolutamente, perché la Corte Costituzionale, dunque, è la prima volta che la Corte Costituzionale ha dato, diciamo, una data di scadenza, se la vogliamo, io parlo semplificando, ma non dico sciocchezze, cioè Sì. lo dico in termini semplici, in maniera che tutti possano comprendere. È la prima volta che la Corte Costituzionale dà una data di scadenza, ma lo dice anche perché? Perché si è ispirata al caso canadese. Anche in Canada la Corte Costituzionale, per introdurre una legge per l'aiuto, lì si chiama morte medicalmente Sì. assistita, eutanasia o suicidio viene trattato alla stessa maniera, vengono trattati alla stessa maniera. È la prima volta che la nostra Corte Costituzionale ha dato una data di scadenza. Ma attenzione, la Corte Costituzionale ha detto al Parlamento, secondo me voi dovete legiferare in questa direzione, ma il Parlamento è sovrano. Cioè, se il Parlamento intervenisse, per esempio, modificando la legge sul biotestamento, dicendo no, noi non solo vogliamo mantenere le sanzioni, ma per esempio vogliamo mettere l'obiezione di coscienza nella legge sul biotestamento, oppure vogliamo impedire che idratazione e alimentazione possano essere staccate quando sono ancora efficaci, perché non sono trattamenti, come è scritto nella legge, ma sono sostegni vitali. Oppure se il Parlamento dicesse individuiamo alcuni casi in cui l'istigazione, cioè quando io spingo al suicidio, e l'aiuto, cioè tu hai già deciso e io ti porto dove ti vuoi suicidare, come ha fatto Cappato, ecco, se il Parlamento dicesse distingo questi due casi, li mantengo tutti e due sanzionati, ma in maniera diversa, il Parlamento può anche scegliere questo, anziché dare 12 anni a tutti e due, diamo 12 anni all'istigazione e il massimo di, che ne so, 4 anni se la persona che chiede di essere ucciso, per esempio, versa in gravissime condizioni da tanto tempo, lo dice al familiare, il familiare si trova in alcune situazioni, magari anziché no, si mantiene il reato, Certo. si mantiene la sanzione, ma si può Tu distinguere. dici gli danno la Ecco, via questi sono d'uscita, in qualche modo gli stanno fornendo. Esatto. assolutamente, e Cioè, la di Corte usci... così ne escono pure, Costituzionale. cioè non ci fanno brutta figura, scusami, questo mi pare di capire, no? Cioè, in qualche No, no, modo. infatti, cioè la Corte, il Parlamento è sovrano, anzi dirò di più, se il Parlamento dà una, siccome il Parlamento è espressione del popolo sovrano, ecco, ci rappresenta, se il Parlamento desse una direzione chiara in merito a questo argomento, trovo difficile che la Corte Costituzionale possa andare in senso opposto. Trovo molto difficile proprio per quello che dicevi tu, cioè la Corte Costituzionale non ha detto che è incostituzionale la sanzione per l'aiuto al suicidio. Mi spiego, faccio un esempio, quando è stato abolito il divieto di eterologa, va Sì. bene? La Corte Costituzionale disse vietare l'eterologa è incostituzionale, è contro la Costituzione e quindi il divieto è caduto, parlo della fecondazione Sì. assistita. In questo caso la Corte Costituzionale non ha detto che la sanzione all'aiuto al suicidio è incostituzionale. Quindi la Corte Costituzionale non impedisce, il pronunciamento della Corte Costituzionale non vieta che possa essere ancora reato. Dice che in merito si deve pronunciare il Parlamento. La direzione della Corte Costituzionale è di togliere il reato in alcuni casi. Ma noi sicuramente se il Parlamento, cioè noi cosa possiamo fare? Beh, io dico che se il Parlamento dicesse no, invece secondo noi il reato deve rimanere in tutti i casi, magari può essere meno anni in alcune condizioni, per esempio un familiare, ripeto, che assiste 10-15 anni una persona malatissima, può avere delle attenuanti, a questo io sto pensando. Sì, ho capito, ho capito. Rimarrebbe comunque reato, non avremmo nessuna depenalizzazione dell'aiuto al suicidio e si potrebbe andare incontro a quello che è l'indicazione della Corte senza toccare il quadro che è già abbastanza compromesso sul fine vita. Ma se il Parlamento non fa niente, è ovvio che la Corte Costituzionale poi trova tutte le strade aperte per fare quello che ha già annunciato che farà. E voglio spiegare una cosa. Adesso in Parlamento ci sono in discussione due proposte di legge sull'eutanasia. Guardate che non c'entrano niente con questa storia del suicidio assistito. Cioè non è che opponendosi a quelle due leggi sull'eutanasia in automatico
si corregge questa cosa del suicidio assistito. Quelle No, no. due leggi fanno il loro percorso e sicuramente non saranno approvate, perché non c'è nessuna intenzione di approvare quelle due leggi lì adesso per il momento. Tant'è vero che le audizioni sono informali, io sono stata audita sono andata per conto del Movimento per la Vita, sono state informali, vanno molto lentamente e quindi quelle due leggi stanno facendo il loro percorso molto 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 lento, quelle due proposte di legge, ma non c'è nessuna intenzione di portare avanti quella roba lì. Ma non bisogna confondersi, non è che opponendosi a quelle due leggi si provvede anche a quello che ha detto la Corte Costituzionale, No, no, sono due cose ho diverse. capito, l'ho capito, ma soprattutto, Assudina, grazie per la precisazione, ma soprattutto mentre parli, a me viene da pensare che queste altre due proposte mi gettano fumo negli occhi rispetto alla scadenza del 24 di settembre. A me questo dà Certo. così da al naso proprio, da ignorante, da profana totale, perché io mi bevo, assorbo tutte le tue parole che voglio dire. Sono ancora più ungri, cioè veramente noi rischiamo che il 24 settembre la Corte Costituzionale prende e fa la legge lei, no? Non può, cioè prepara la legge e dice al Parlamento approvatela? Questo Beh, no, la rischiamo? Corte Costituzionale può dire, per esempio, come ha detto, come sempre il paragone con l'eterologa per Sì. capirci, con l'eterologa che cosa ha fatto? Ha preso la legge 40 e ha tolto la parte del divieto, ha cancellato la parte del divieto. Potrebbe, per esempio, dire prendiamo l'articolo 580 del codice penale, che è quello che dà le sanzioni all'aiuto al suicidio, e diciamo che quella parte, le sanzioni per quello che riguarda l'aiuto al suicidio non valgono più. E quindi a quel punto questo lo può fare. Poi dopo la legge la può scrivere solo il Sì, Parlamento, sì. ma intanto chi accompagnasse, cioè se la Corte Costituzionale facesse così, qualcuno che accompagnasse di nuovo altra gente in Svizzera, anche con un pullman, voglio dire, se un pulmino, un qualcosa, adesso non dico. No, No, non sarebbe sanzionato, non correrebbe no. neanche il Giusto, rischio di giusto. essere sanzionato, cioè qualsiasi persona organizzasse un viaggio in Svizzera per uno o più persone che hanno già deciso per conto loro di suicidarsi, non correrebbe più rischi. È chiaro che a questo punto si aprirebbe un varco per cui una legge sarebbe necessaria. Questo Certo. è quello che potrebbe succedere. Una delle cose più probabili che potrebbe succedere alla Corte Costituzionale. Non solo è fumo negli occhi la questione delle altre due leggi, ma serve per continuare, come dire, ad abituarsi a parlare di eutanasia, Esattamente. cioè perché non c'è una battaglia in corso, e questo è il secondo punto che vorrei dire. La cosa Esatto. grave è che non c'è una battaglia in corso. Tu prima hai ricordato tanti nomi, no? Hai ricordato Alfi, l'anniversario della sua morte è stato da poco, ma è stato anche da poco 10 anni dalla morte di Eluana Esatto, Englaro. La esatto. battaglia su Eluana è stata pazzesca a tutti i livelli. Quella di Alfi è stata in parte in Italia perché si svolgeva in Gran Bretagna, no? Così come quella di Charlie, noi abbiamo agito mediaticamente, Certo. alcuni su Alfi hanno portato, no? C'è stata la Benedetta Frigerio che ha portato Thomas dal Papa, il Papa di Alfi, ma la battaglia si svolgeva in Gran Bretagna sia per Charlie che per Alfi. Per Eluana Englaro, che è stata l'ultima grande battaglia, la battaglia è stata pazzesca a livello di Parlamento, perché il Parlamento, quando il Parlamento ha fatto un'azione molto forte nei confronti di, diciamo così, di vari tribunali, cioè nei confronti della Cassazione, nei confronti. Poi c'è stata un'azione politica locale nelle varie regioni perché non si facesse morire Eluana Eluana. in Lombardia, Formigoni si Certo. oppose, poi addirittura Rossi, che Sì. era assessore alla salute, se non erro, in Toscana, disse che Eluana non sarebbe morta in Toscana, cioè ci fu una battaglia anche a livello delle regioni perché i familiari di Eluana volevano portarla a morire da qualche parte, visto che in Lombardia Formigoni si Non era si opposto. rifiutato di applicare la sentenza.
Le altre regioni si sono opposte, ma c'è stata mobilitazione sul territorio. Si sono mobilitati i singoli cittadini, si portò l'acqua, no? Simbolicamente sulle scale delle chiese per dire che avremmo portato l'acqua dell'Uana. C'è stato lo scontro istituzionale più forte della storia della Repubblica italiana fra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente della Repubblica Napolitano, che si rifiutò di firmare il decreto che avrebbe salvato l'Uana. Cioè c'è stata una battaglia, ma anche sui giornali, tutti i giorni c'era discussione, confronto, anche molto aspro, ma a vari livelli intellettuali, bioeticisti, gente comune, politici. Cioè, il libro di Eugenia Roccella, Eluana non deve morire, che è uscito adesso, dopo 10 anni, che raccoglie tutte queste, racconta tutte quelle cose che sono successe, e a rileggerlo fa impressione, perché è stata una battaglia a tutti i livelli, dal cittadino al Presidente della Repubblica, pro e contro, e quella dovrebbe essere la battaglia che dovremmo riscoprire, perché il problema grosso non è solo che la Corte Costituzionale ha fatto questo passo e il Parlamento è silente, ma che qui non, nessuno dice niente, cioè ci sono degli incontri qua e là fatti da singoli di buona volontà, ma la battaglia è un'altra cosa. So, e sono d'accordo, ed è qua. Cioè, e qui arriva Sì. il clou, no? Nel senso, allora, per quello io ti ho fatto i nomi, cioè al di là della gravità e dell'imminenza per quanto riguardava Charlie e Alfie, perché poi su Ines non abbiamo fatto, voglio dire, nulla e Isaia nulla, ma ci si è mossi. Cioè c'è stata, voglio dire, siamo, caspita, il Papa all'Angelus ha parlato di Alfi, no? Quindi c'è stata una grossa mobilitazione. Come ci siamo arrivati a fare questa mobilitazione? Piano piano. Allora io mi dico, da qua a settembre, in che modo si può sensibilizzare? Cioè, se fa una raccolta firme, se fa, che famo? Cioè, tu allora voglio dire... Al di là che, voglio dire, semi di speranza come rubrica all'interno di Popolo della Famiglia TV, sai benissimo che non fa politica, però dietro abbiamo il simbolo. Noi come movimento qualcosa stiamo facendo, Certo. ma al di là del momento politico, no, è maggio e siamo addirittura d'arrivo su una serie di scadenze elettorali. Ci abbiamo giugno, luglio, agosto, sono 3 mesi in cui sai meglio di me che l'opinione pubblica e i media vanno in vacanza. Allora, cosa possiamo fare veramente? C'è da raccogliere le firme, Assuntina? C'è da incatenarsi? Cioè, non lo so, adesso sto dicendo delle cose magari che non hanno senso, no? Io non voglio credere che le coscienze che si sono smosse e si sono scosse al tempo di Eluana, è vero che il panorama politico era diverso, però quelle stesse coscienze, quelle stesse persone che si sono alzate in piedi e hanno detto no, 10 anni fa, affinché Luana non venisse uccisa, oggi sono le stesse persone e hanno 10 anni di più. Quindi mi dico, si riesce a risvegliarle? Se ne coinvolgono altre? Cioè, non, io non ci posso stare ferma. Proprio mi manda fuori di testa sta cosa, Assuntina, mi manda fuori di testa. Ma guarda, innanzitutto già il fatto che ne stiamo parlando Sì. stasera, è una gran cosa, nel senso che poi le questioni si sollevano così. Noi possiamo, innanzitutto fare il conto alla rovescia in internet. Io ho cominciato a farlo, Ho quello lì è un visto. conto, oggi mancano 144 giorni. Si possono fare delle azioni di pressione presso i politici del Parlamento, perché chi l'ha detto che durante la campagna elettorale non ne debbano parlare? Come faccio io? Qualunque persona si voti, no? Da destra, sinistra, giallo, verde, rosso, blu, non voglio assolutamente indicare partiti, ma qualunque cosa si voti, perché non si chiede un impegno su questo? Pubblico. Che tutti i candidati dicessero cosa vorrebbero fare, cosa vorrebbero dire alla Corte Costituzionale. Qual è la posizione di ciascun candidato, dall'ultimo candidato al comune più piccolo, fino ai capilista delle elezioni delle liste al Parlamento europeo, per esempio, che dicano qual è la loro posizione rispetto Posizione. alla Corte Costituzionale, cosa intendono fare.
Perché è troppo comodo dire Sì, adesso c'è la campagna elettorale, ne certo. parlo dopo. E no, e no. No, no. Troppo comodo. E su che cosa li misuriamo? Mi sembra, Sì. no? Mi sembra un voler scansare i problemi. Poi, come vediamo, poi alla fine, quando le corti nazionali Rispondono. non aiutano più, ci si rivolge alla Corte europea dei diritti umani, che questa volta in tutti questi casi non ha mai aiutato. Anzi, Però ci si è rivolta all'ONU, quel comitato lì è il comitato che controlla che chi ha sottoscritto, il comitato che ha risposto stasera per Vincent Lambert, sì. è il comitato ONU che controlla che chi ha sottoscritto la Convenzione per i diritti dei disabili rispetti quella convenzione. E voglio ricordare che in quella convenzione c'è un articolo che fu introdotto proprio dopo la morte di Terry Schiavo, in cui è scritto esplicitamente che ai disabili non può essere sottratta alimentazione e idratazione. Voglio anche specificare che questo non significa che non si può rinunciare a un trattamento quando questo è gravoso, è inutile, è futile, non è più efficace, no? Tutte le questioni non è più Sì. appropriato dal punto di vista medico, sono due cose diverse, non vanno, confuse. Quindi questo lo dico perché altrimenti Sì. può sembrare che noi diciamo mai si stacca l'alimentazione, mai si stacca l'idratazione. L'alimentazione e l'idratazione si staccano quando non servono più ad alimentare e a idratare, perché l'organismo non assimila più, perché l'organismo di solito questo avviene in prossimità della morte o se ci sono delle patologie, per cui per esempio anche con respiratore artificiale non si riesce a Sì, respirare. sì, sì, Ci sì, sì. possono essere delle condizioni, ma non è che uno stacca perché no, vuole portare a morire quella persona, stacca perché non c'è più appropriatezza, cioè è inutile che metto il respiratore se dal cervello, semplifico, Certo. non partono più i comandi per far respirare i polmoni, ok? Come succede per esempio quando l'organismo collassa che si è in prossimità della morte, quel respiratore non funziona più, non assolve più alla sua funzione, ma non è che io stacco il respiratore e quello muore perché stacco il respiratore, muore perché non riesce a respirare più lui e quel respiratore attaccato non Non lo serve più a aiuta, niente. non lo aiuta, Allora, sì. voglio specificare che noi proprio ci stiamo battendo perché ci sia appropriatezza medica anche nei trattamenti di sostegno vitale. Questo deve essere chiaro, no? Perché a volte siamo accusati di voler fare delle cose improprie dal punto di vista medico. Noi non vogliamo legare nessuno al letto perché lo obblighiamo a curarsi, noi non vogliamo, ma è diverso dare la morte. Esatto. E non ha niente a che vedere, concludo, scusami, ci aggiungo, cioè non ha niente a che vedere con il credo, perché voglio dire, non è perché ci accusano, perché voi siete cattolici, no, non c'entra niente il No, 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 credo. no, no, non c'entra La vita è assolutamente sa, Ippocrate non era cattolico, a che mi pare, no, voglio dire, scusa, detta proprio, cioè detta da io sono ignorante, lo sai, quindi poi di fronte all'Einstein in gonnella, come ti ho detto, sono 20 volte ignorante. No, ma detta proprio in maniera molto semplice, cioè, Ippocrate era tutto tranne che cristiano e il giuramento l'ha fatto lui, chissà perché. E un medico giura di dare la vita e di evitare di dare la morte, perché io non sono un medico, ma il giuramento di Ippocrate l'ho letto più di una volta. E Ippocrate, ripeto e ribadisco per chi ci ascolterà dopo, per chi ci ascolterà poi su YouTube, non era cristiano. Quindi, questo. Cioè, è forse no, la chiave, no, di lettura che possiamo dare a chi a noi cattolici ci, tra virgolette, accusa di fare tutto questo perché noi crediamo in Dio. Lo No, no, facciamo? non è una cosa, Esatto. chiaramente per noi è una cosa in più, Certo. cioè non è che bisogna essere cattolici per dire che bisogna curare con appropriatezza medica, che il medico di per sé, per mestiere, non uccide, ma cura o si prende cura o accompagna alla morte, che non significa che dà la morte, ma proprio condivide questo percorso di fine vita con chi cura.
è una questione che va oltre il cattolicesimo, ovviamente, oltre il cristianesimo, ma è tipico della professione medica. Non solo, se vogliamo proprio dire tutto quanto sul rifiuto e la rinuncia, perché il punto nodale di tutto questo è quando una persona è attaccata a un respiratore e lo vuole, per esempio, staccare, va bene? Noi non vogliamo che una persona venga obbligata a curarsi, ok? O anche ad essere attaccato a un macchinario, a una macchina pur di sostegno vitale come il respiratore, se lo rifiuta. Noi non leghiamo nessuno al letto su questo, ma non possiamo neanche obbligare i medici a fare qualcosa che al medico ripugna. Quindi di volta in volta, caso per caso, nel rapporto fra medico e paziente, che si giudica se quel sostegno vitale come respiratore, com'è, è qualcosa che è adatto, è appropriato dal punto di vista medico, e se la persona soggettivamente non riesce più a tollerarlo, è legittimo che chieda di staccarlo, ma non può pretendere che un medico lo faccia se non è d'accordo, perché il medico non è un prestatore d'opera, non è come quando si va in un negozio, mi dia due etti di prosciutto e mi scusi, mi stacchi il respiratore, non è così. Esattamente, esattamente, ma ho letto, l'hai pubblicato tu se non sbaglio, 2 o 3 giorni fa, no? Dell'associazione dei medici, che comunque ha chiaramente si è espressa rispetto a quella che potrebbe essere una decisione della consulta in termini di penalizzazione dell'omicidio assistito, perché parliamo in termini semplici, pane pane vino vino, quindi, e che comunque dichiarano che loro continuerebbero a esercitare l'obiezione di coscienza. C'è una levata di scudi, non è compatta, su questo sono d'accordo con te, però un po' di qua, un po' di... cioè, ci sono, è come se ci fossero tanti piccoli focherelli, no? Che si stanno accendendo, delle scintille, bene, ok, allora le scintille bisogna alimentarle, vai lì e prendi, ci metti, no? Usiamo le scintille, ci mettiamo la carta, poi il cartone, poi la legna e poi le travi, perché questo mi sembra da fare, ancora nulla. Assolutamente. Assolutamente, per esempio Anelli, il presidente della federazione dell'ordine dei medici che hai citato, che ha rilasciato, loro hanno fatto un documento, cioè la federazione degli ordini dei medici ha una consulta, una commissione su bioetica, e ha redatto un documento in cui sostanzialmente ha detto: voi fate quello che volete, Parlamento, ma per noi vale il nostro codice deontologico, noi non diamo la morte ai nostri pazienti, anche se ce la chiedono. Esatto, questo esatto. È il punto. No, esatto, poi mi viene da pensare all'AMCI, non so, l'Associazione Medici Cattolici Italiani, cioè sarebbe da coinvolgere Boscia, te lo dico perché l'abbiamo intervistato forse a dicembre, così, no? Certo, ma ancora di più, gli ordini dei medici locali. Perché sicuramente i nostri no, in ambito cattolico, sì. Ma proprio per evitare di ghettizzarsi, sì. È importante sollecitare tutti gli ordini dei medici, e ognuno di noi laddove è si deve sentire responsabile di quel pezzetto di realtà dove può incidere, fosse anche la cassiera del supermercato quando va a fare la spesa, perché va solo a fare la spesa, sì, sì. Non so come dire, no, esattamente ognuno questo. Di noi ha un ambito in cui può incidere, c'è chi scrive, c'è chi ha Facebook, c'è chi ha Twitter, c'è chi sta a casa, lava i piatti e va a fare spesa, c'è la persona che sta in banca e lavora con i politici, lavora con i finanzieri, no? Ognuno di noi fa un mestiere diverso, ognuno di noi ha ambiti diversi, ognuno si faccia attivo e si chieda dove può far sentire la sua voce pubblicamente, laddove è possibile fare degli incontri, non importa, non è necessario farne di 300 persone, sì, sì, sì. Anche piccoli incontri in forma seminariale, in piccoli gruppi che si chiariscono le idee. Ripeto, ci sono le lezioni, proprio per questo ne approfittiamo, chiunque deve dire la sua. Se uno si prepara a una gara, diciamo, elettorale, no? Per andare nel comune, c'è anche il Piemonte dove ci sono le elezioni, è vero, sì. Certo, poi c'è il Parlamento europeo, che ci si muova, ognuno di quelli che sta in lista, se è in lista in Parlamento, se è in lista in Regione, se è in lista in Comune, dica cosa pensa
di questa scadenza della Corte Costituzionale, per esempio. Questo è un esempio, ma poi, ripeto, piccoli incontri, chiarimenti, approfondimenti, post, tweet, documenti, insomma, No, no, ho capito, ho scateniamo la capito. fantasia Esa per no, 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 essere. ho capito esattamente. Grazie Assuntina, perché i piccoli cenacoli, voglio, quello che noi facciamo col Sì. PDF, voglio dire, comunque, Esatto. tanto voglio dire, noi come popolo della famiglia, sai benissimo, ce l'abbiamo nel nostro programma, ce l'abbiamo nel nostro programma, ce l'abbiamo nel DNA, Ma io ho fatto ovviamente. un incontro su questi temi con Sì. Mario Rinaldi È che l'ha un mese fa, quindi. organizzato Saimir, che è venuto prima in diretta e voglio dire, grande Saimir, anzi grazie per l'impegno sempre costante a favore della vita, poi totalmente. Quindi sicuramente, voglio dire, noi ce l'abbiamo nel DNA, però non, voglio dire, parlare di questa scadenza, cioè veramente, come dici te? Cioè, vai al bar e chiacchieri, diciamo, ma sai, ho sentito alla radio che dicevano questa cosa. Io sono sicura che il 99% delle persone non sa niente. Ma spiegare che cosa cambierebbe nella vita di ciascuno di noi. Cioè, io quello che ho notato è, quando si parla in generale, sai, no, mi viene a mente, ti vado a pensare, ti ricordi, voglio dire, per le unioni civili, no, ma a te cosa ti cambia, ma che ti importa? Se invece cominci a parlare e dire, sì, ma sai che questa cosa potrebbe toccare te, tuo figlio, tua madre, tua sorella, tuo padre, allora forse lì la sensibilità si irrita, no? Anche perché la questione, appunto, come tu giustamente stai dicendo, cambia tutto perché quello che viene a indebolirsi è il senso di solidarietà. E faccio un esempio. Quando noi vediamo un uomo, una donna, insomma, una persona che per esempio si vuole buttare dalla finestra, no? Che cosa succede istintivamente? Cerchiamo di convincerla a non farlo. Nessuno si chiede chissà se lo vuole fare, forse sta molto male, però la sua volontà è chiara, magari sta per morire. Cioè, lì sotto non è che gli si viene a dire ma il tuo consenso, no? Quali sono le tue volontà? No, si cerca di salire sulla stanza per, no? Se sta su una finestra, su un piano alto, c'è chi cerca di salire nella stanza, c'è chi mette qualcosa sotto, tante volte si buttasse, gli si dice no, non lo fare, cioè è nell'umanità cercare di dissuadere una persona dal morire. Perché? Perché noi tutti istintivamente, ma non come istinto animalesco, come consapevolezza profonda che riemerge velocemente, noi sappiamo che scegliere di morire non è la stessa cosa che scegliere di vivere. Sono due cose diverse. Noi sappiamo che scegliere di morire è un disvalore, perché cioè, dire che il suicidio o la morte è la massima libertà della persona perché è la massima realizzazione della propria libertà, è una contraddizione in termini, perché vorrebbe dire che la massima libertà di una persona è autodistruggersi. E questo è contraddittorio, è evidente la contraddizione. La mia massima libertà e realizzazione non può essere autodistruggermi. Quindi noi questa cosa, anche se non è che facciamo tutto il ragionamento ogni volta, ce l'abbiamo proprio nel cuore, ce l'abbiamo dentro. Si chiama, no, quando noi parliamo di questione antropologica, è perché la natura umana è fatta così. Ma se comincia a entrare anche nella legge, anche no, in tutte le cose, l'idea che scegliere di morire può essere di pari valore come scegliere di vivere, ma perché io mi devo attivare per esempio a prevenire i suicidi? Perché se quel che vale è la volontà di un suicida è molto chiara, eh? Sì. Tant'è vero che sono recidivi. La volontà è chiara. Se una persona vuole, appunto, decide che chi l'ha detto poi che la sofferenza, perché una persona soffre tantissimo, allora chi l'ha detto che le sofferenze fisiche siano più sopportabili di quelle psichiche, no? Se una persona perde un figlio, perde il compagno, perde un genitore, perde un fratello, una sorella, e chi l'ha detto che quel dolore è più sopportabile di un dolore per una malattia terminale, no? No? Allora, se passa l'idea che di fronte a una sofferenza la morte è una soluzione, e addirittura dare la morte può diventare un atto terapeutico,
Eroico, addirittura eroico. Qui, cioè, abbiamo sfiorato con DJ Fabbo cioè l'eroismo. Io ho letto delle cose da accapponare la pelle. Ma Assunzione, è infatti, questa quando la invece a noi paura. doveva solo venire una grande empatia verso questa persona che a noi ha fatto, no? Ha fatto compassione, perché noi abbiamo capito che questa persona si è trovata, il DJ Fabo, in condizioni di Certo, grandissima sofferenza, e certo. nessuno di noi nega questo. Ma se scatta l'idea che scegliere di morire è uguale a scegliere di vivere e che io devo tutelare la scelta e non la vita, a questo punto non scatta più tutta l'umana solidarietà. E ritornando alla persona che si butta dalla finestra, se passa l'idea, perché chi si butta dalla finestra è lo stesso che ti dice io vado in Svizzera, Certo. quello che si butta dalla finestra è più eclatante, ma quello che ti dice io vado in Svizzera perché ho già deciso, allora che facciamo? Che siccome l'ha deciso, noi non ci muoviamo più per dissuaderlo, non ci muoviamo più per cercare di alleviare, no? Ma io non voglio vivere in una società in cui se dico non ce la faccio più, intorno a me mi viene detto, ok, non ti preoccupare, ti ci porto io in Svizzera. Cioè non Esatto. voglio, cade proprio la solidarietà, perché la solidarietà è qualcosa che, per cui quando tu vedi una persona in difficoltà, tu ti Aiuto. muovi e esci dal tuo interesse personale perché tu vivi di relazioni con gli altri. Ma se quello che se passa l'idea, se si consolida l'idea che l'importante è che ognuno faccia quello che ha deciso, purché abbia deciso consapevolmente, beh, allora appunto, perché prevenire i suicidi? Noi al Comitato di Bioetica abbiamo fatto un parere sul suicidio in carcere, ma l'abbiamo fatto perché noi vogliamo prevenire i suicidi in carcere. Guardate che se c'è qualcuno che ha sicuramente molte motivazioni di suicidarsi, è proprio un carcerato che vive una vita miseranda e magari non c'ha tanti anni di pena da scontare e quando esce non trova manco nessuno. Allora che facciamo? Allora no, manco dobbiamo prevenire i suicidi, perché preveniamo i suicidi? Cioè, cambia tutto. Quello che io voglio dire è Sì. che proprio per andare avanti sul ragionamento che stai portando avanti tu, che non è che questo riguarda solo il singolo, questa cosa, cioè se si consolida quest'idea per cui quello che è scegliere di vivere ha lo stesso valore che scegliere di morire, poi cambiano tutti i punti di riferimento. E questa è la cosa drammatica, però mentre ti ascoltavo, sai che cosa penso, Assuntina? Sì, Che dimmi. forse il primo conte. Allora, ciascuno di noi in gran parte è cattolico. Forse il primo contesto da cui partire per parlarne può essere quello cattolico perché lo dai per scontato. È più facile, nel senso, è più facile far passare il messaggio. Poi ciascuno di noi vive in un contesto professionale, sociale, di volontariato, quel che è, in cui convergono tanti altri singoli che magari non sono cattolici, ma si va a seminare. Quindi partire, adesso mi viene da pensare così, non lo so, io voglio dire, frequento molto la mia comunità, no? I fratelli di comunità. Quindi se io faccio l'esempio per me proprio, io inizio e comincio a parlarne con loro e essendo cattolici attecchisce immediatamente l'argomento e comincio a svegliare la loro coscienza. Loro a loro volta ne vanno a parlare nei contesti amicali in cui non sono tutti credenti, non sono tutti fratelli di comunità. In quel contesto amicale si troveranno a dover difendere o a dover motivare, perché purtroppo oggi siamo così, cioè dobbiamo difendere il diritto di vivere, capite? Cioè è questa la follia, no? Anziché dire, guarda che rischiamo di avere una legge, perché se io dico, mamma mia, non ce la faccio più, prendono e mi caricano e mi portano direttamente in Svizzera e mi fanno fuori, dobbiamo difendere il... Ragazzi, aspettate un attimo, perché le cose rischiano di diventare così, se si è ribaltato totalmente, no? Hai capito quello che intendo dire? Quindi Sì, forse... ma non solo. Guarda, scusa se ti No, interrompo, non solo vai, vai, vai! questo. La questione è proprio, guarda, continuo ancora nel ragionamento. Io ci credo che il DJ Fabo l'ha pensata lucidamente questa cosa, come credo che 12-13 anni fa, quando è stato, Welby, quando si è staccato il respiratore, era consapevole. A me sono Welby e il DJ Fabo, io ci dico una preghiera, ok? Non, punto.
A me però mette molto più paura, più che Welby e DJ Favo, che ce ne stanno uno ogni 10 anni, fortunatamente, a me mette molto più paura questa cosa nei confronti delle persone anziane che si sentono di peso, nei Esatto. confronti delle persone a cui magari è stata diagnosticata un Alzheimer, che sanno dove vanno a finire, come vanno a finire, no? Le persone a cui è stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa, cioè ci sono tante persone fragili che si avvertono di essere di peso, ma loro chiedono di morire. Magari lo chiedono perché molte volte uno chiede di morire perché chiede aiuto, chiede Esatto. non lasciatemi solo, cioè Esatto. non, la richiesta di morire, voglio morire, non è, ma, va decodificata, non so come dire, Sì, va sì. tradotta. Non va Sì. presa alla lettera. Io voglio fare un esempio. Io ho mia madre ha 92 anni e è rimasta vedova 5 anni fa, dopo 64 anni di matrimonio, va bene? E chiaramente mia madre dice sempre: non vedo l'ora di Certo. rivedere mio Papà, marito, certo, no? papà, certo. Di rivedere. E è ovvio che sia così, hanno vissuto insieme 64 anni e per lei, no? Allora che significa? Che lei adesso, per esempio, poco tempo fa è caduta e chiaramente una caduta a 92 anni, si è rotta tre costole, è stato tutto molto pesante. Lei per prima diceva: io vorrei tanto morire che ci sto a fa qui. È Ma certo, è allora che certo. facciamo? Che cosa dovevo fare? Che cosa Certo. dovevo dire? Mamma, non ti preoccupare, ci penso io, ti porto in Svizzera. Tra l'altro io stavo pure a Como, era pure vicina. Ma voglio dire, questo è il punto. È È chiaro che certo. invece poi, di fronte a questa richiesta di una persona che dopo una vita passata, no, col Non marito, certo. quello in tutta la vita, si sente sola, ma è chiaro che quella è la reazione, ma altrettanto chiaro che noi figli, i nipoti, i vicini, tutti quanti ci siamo Vicini. fatti intorno a lei. E quindi, superato quel momento, poi lei è ritornata a essere contenta di rivedere i figli, di rivedere i Certo. nipoti, perché questi sono momenti che vanno e che vengono, no? Ma se tu ti trovi in una società in cui la stessa persona anziana sa che se te lo dice una volta, 2 volte, 3 volte, poi magari così la fa finita e così non soffre più, cioè è proprio un atteggiamento che poi si crea, e le prime persone che chiedono di morire sono le persone più fragili, che si sentono più sole o che si sentono magari, che, come mia madre, che hanno subito un lutto come può essere stata una vedovanza dopo 64 anni di matrimonio, oppure persone, ripeto, che sanno arriverà l'Alzheimer e arriverà un momento in cui loro non saranno molto di peso a tutta la famiglia, e allora sai che ti dico? Ammazzami prima, voglio farla finita prima, non mi voglio ridurre così. Questa è la cosa che mette paura, perché paradossalmente, adesso non voglio dirla grossa, però No, non mi preoccupa se uno ogni 10 anni lucidamente si butta dal ponte. A me mi capito, preoccupa, a è me certo. preoccupano quelle persone, sono tantissime, fragili, disabili, indifese. Sì. No, no, è esattamente questo il punto, perché l'esempio che fai tu, grazie Assuntina, l'esempio che fai tu è di mamma, è sintomatico, è palese. Eh sì, È è palese, normale, è è palese, ma l'ossualità, che è la sta, cioè, vita. che se ci aveva aggrappato accanto, mamma tua se la portava lui, cioè adesso la metto sull'ironia, perché è meglio sorridere su queste cose, Certo, ma è cercare, no? così. Esatto, ironicamente, però veramente siamo oggi nella condizione di dover stare, di essere, stare attenti a dire mamma mia, oh, non ce la faccio più, perché fa parte del nostro linguaggio quotidiano, non ce la faccio più. Devi fare attenzione, perché se ci hai cappato accanto, questo prende e te porta in Svizzera, voglio dire, no, sono uscite le vignette, no, ma no, è la realtà. E quello che dici tu è esattamente il motivo per il quale non bisogna far silenzio, perché Certo. iniziano, voglio dire, il problema è ancora più ampio, è che io oggi ho scritto una cosa che forse è sciocca, no, però abbiamo combattuto anni e anni, la medicina ha fatto dei passi da giganti per debellare le malattie che provocavano le epidemie e ammazzavano la gente. Sono stati Sì, è fatti vero. studi per allungare la vita, va bene? Ok, adesso la gente campa di più, e che fai? Adesso fai la legge per ammazzarla. Allora ragazzi, c'è qualche cosa che non funziona nell'umanità, cioè c'è qualcosa che è impazzito.
Perché scusami, ma che cacchio gliel'ha fatto fare? Cioè, si moriva 100 anni fa, si moriva di influenza, eh? Ma non è che me lo sono inventato. Ecco, allora, 100 anni fa, 100 anni è ieri rispetto alla velocità. Ieri si moriva per un'influenza, oggi che l'abbiamo debellata, cerchiamo il modo di far fuori le persone. Dov'è che è scattato il punto di non ritorno, Assuntina, secondo te? Allora, io ho due cose. La prima è che secondo me, vabbè, una cosa che si potrebbe dire, ci è sfuggito che allungare la vita, uno allunga sempre la parte finale, non allunghi quella fra 30 e 40 anni, Certo. cioè anche questo. Per cui l'idea è che per noi allungare la vita significa allungare la vita in salute, cioè noi ci illudiamo, non abbiamo pensato neanche che allungare la vita significa comunque inevitabilmente allungare la vita più fragile, no? E quindi, non perché non sia giusto No, allungare la però ho vita, ma capito. perché non siamo disposti a fare i conti con il limite. E questo è il punto che io vedo. Cioè, la cosa che mette più paura, e è una delle motivazioni che viene più riportato nei paesi in cui si chiede l'eutanasia, è la paura di perdere l'autonomia. Non è tanto il dolore, perché il dolore adesso, il dolore fisico soprattutto, si può controllare. Si può controllare con la terapia del dolore, con le palliative. Quando ci sono i dolori, alcuni tipi di dolori vengono anche curati chirurgicamente. Quindi il dolore adesso è sconfitto. La cosa che mette paura è la perdita di autonomia, perché Sentendo c'è degli paura altri. del proprio limite. E questo però, questo sì, bisogna ammetterlo, vuol dire che si è perso il senso della vita umana e sicuramente qui sì che dobbiamo chiamare in ballo la secolarizzazione. Non perché i credenti siano quelli che si rassegnano di fronte a qualsiasi cosa, ma perché una persona che sa di essere una creatura, di essere stata creata, è consapevole che ha dei limiti e sa che ci deve fare i conti. Invece il nostro problema è che noi non accettiamo di avere dei limiti e il limite è la malattia, il limite è la non autonomia, il limite è la vecchiaia. Vorrei chiarire, non significa essere rassegnati. No, no. Anch'io voglio invecchiare bene in salute, cioè non è che dico oh, che bello voglio soffrire per il resto, no No. sicuramente, io voglio campare a lungo, io in questa valle di lacrime mi ci trovo benissimo, quindi io spero di campare il più possibile e di campare in salute. Però so che la vita è limitata e so che la malattia e so che no, la non autonomia, ma che cosa è successo anche? Che in questo mondo secolarizzato, per esempio, le famiglie sono sempre più piccole, sono sempre di meno, quindi c'è anche una paura di fondo di ritrovarsi da soli. Chi mi guarderà? Chi si prenderà Esatto. cura di me? È tutto collegato. In un mondo in cui le relazioni si sono indebolite, no? E le relazioni si sono indebolite perché siamo in un mondo in cui il senso della vita, la realizzazione è solo personale. Uno si realizza Più solo collettivo. personalmente, questo ci è fatto, questo noi capiamo. Io mi realizzo se io riesco a raggiungere questo, riesco a raggiungere quello, riesco a raggiungere. Non è mai una realizzazione parlando di un noi. Sì. Non è mai all'interno di una relazione. A me colpisce molto, questo si vede molto nelle persone che si sposano che hanno paura ad avere bambini. Ma non perché, no, non solo per questioni economiche, perché prima bisogna avere tutte le condizioni a posto, perché c'è paura ad affrontare la novità e c'è paura anche del limite e del sacrificio che le relazioni comportano. Perché le famiglie numerose sono belle, avere figli, avere, no, le tavolate è bello, però comporta un sacrificio, comporta lavorare per quello, comporta rinunciare a qualcosa. Ecco, queste cose adesso non si possono più dire, non si possono più concepire, perché comunque appartengono anche a un orizzonte cristiano, questo sì. E venendo meno un orizzonte cristiano, tutto questo è molto più difficile da realizzare in base alla buona volontà. In fondo, se la vogliamo proprio portare alle estreme conseguenze, ma diciamola tutta, tanto no? Quando una volta, che cos'è il matrimonio religioso? È il per sempre.
Se veramente tu ci credi che quella persona è per sempre con te, nella buona e nella cattiva sorte, ma tu scali le montagne, sei pronta a Esatto. tutto, sai che quella persona lì per sempre sta sempre accanto a te e non ti lascia mai, tu sei pronta a tutto. E se le relazioni sono improntate in questo modo, non significa che sono tutti buoni, continuano a essere tutti come prima, chi più buono, chi meno buono, chi un disastro, chi un santo, chi no, tutta l'umanità Certo. varia. Però c'è una fiducia di fondo nell'altro, sai che qualcuno di te si può prendere cura, c'è una fiducia nella relazione altrui. Invece, in un contesto così secolarizzato, quello che sta venendo meno è proprio il fatto di poter costruire delle relazioni durature, perché si Esattamente, perde il senso della vita, perché la esattamente. realizzazione è solo riuscire a personalmente, qualcosa che tu raggiungi da solo, la realizzazione è non avere limiti, non avere, no? Impedimenti, fare quello che lì per lì ti passa per la mente, la propria Esattamente, realizzazione. Allora, io non esattamente. dico che uno non debba avere aspirazioni, anzi, al contrario, se uno non ce l'avesse non raggiungerebbe mai i propri obiettivi. Però questa individualizzazione che stiamo vivendo, questo fatto di avere delle relazioni sempre più fragili, il fatto che deriva anche dalla fragilità delle nostre famiglie, no? In cui uno vive, se uno non fa esperienza di un per sempre, è difficile che poi lo ricostruisce. Certo. E quindi questo ha portato a una fragilità nelle relazioni per cui uno alla fine ha paura e dice se mi ritrovo da solo Non c'è l'abbandonarsi, no? sì, io penso, almeno questa è la mia lettura. No, se io la condivido totalmente, Assuntina, perché siamo totalmente in sintonia con quello che stai dicendo e soprattutto di visione. Senza far, non voglio entrare nella banalità, però guardi indietro e nel giro di 20 anni si è sgretolato, no? È come se quel per sempre si sia piano piano, è presente come quando si sgretolano le cose proprio, no? In questo modo. Però io sono fiduciosa, io sono una che vuole pensare positivo sempre e comunque e vuole credere che qualcuno di più grande, di più alto, in alto lo stia permettendo questo. Perché non Ma è. la storia cammina sulle nostre gambe, quindi dipende da noi. Sì. Innanzitutto il primo passo è essere consapevoli di quello che succede e poi muoversi di conseguenza. Ora, questo non significa fare grandi progetti a tavolino, io ci credo molto nell'azione quotidiana del singolo laddove è. E la prima azione che c'è da fare è dire la verità, riconoscere quello che sta succedendo, che è un po' quello che stiamo facendo noi stasera, no? Poi dopo ognuno mette il suo pezzo. Una mia amica una volta disse che la vita era come il retro di un tappeto. Se tu vedi il retro di un tappeto, tu vedi tutti i nodi, vedi un grovigli, poi alla fine giri il tappeto e vedi il Il disegno disegno. bello, E io penso che noi adesso stiamo facendo i nodi dietro. esatto. E poi dopo, prima o poi un disegno lo vedremo, però dobbiamo essere fiduciosi su questo. Se non ci fossero i nodi dietro il tappeto, non ci sarebbe il disegno davanti, no? E noi Esattamente. dobbiamo, su questo dobbiamo, anche su questo, la dimensione di relazione, come può essere quella tra noi, perché noi ci siamo conosciute prima per telefono, poi, no? E anche con tanti altri. E questa dimensione di relazione deve essere il nostro strumento per tenerci vigili. Esattamente, Svegli, e poi esattamente. ognuno fa quel che può e laddove sta. Chi può tanto, chi può poco, poi il tanto e il poco è sempre tutto relativo, perché poi Esattamente, appunto batte la pesca il contributo che può dare ognuno di noi, neanche se ne rende conto a volte del peso che può avere. però la costanza, cioè parlarne tutti i giorni, cioè Sì. parlarne no, forse tutti i giorni no, però parlarne, non smettere di parlarne con Tenerlo chiunque. presente, tenerlo Parlarne con presente. chiunque, cioè trovare, tanto voglio dire, grazie a Dio noi italiani in maniera particolare veramente ci serve niente per cominciare a chiacchierare, parliamo della qualunque, sì, poi io personalmente poi figurate, invece di parlare del tempo di Berlusconi, Porello, insomma, che sta in ospedale, parliamo di questo, cioè
Che questo sia l'argomento, l'impegno allora di chi ci ha ascoltato, di chi ci ascolterà in differita, di chi è contro anche, perché noi ci rivolgiamo anche a chi è contro, no? E di chi ci ascolterà poi su YouTube. Mo, mi sta venendo in mente che magari questa intervista potremmo trascriverla e farla diventare un articolo sulla Croce, non lo so, non va persa, è poco ma sicuro perché è talmente preziosa, Assuntina, però. Parlarne, avere lo strumento per poter raccontare come, così come tu ci hai insegnato questa sera, perché chiunque ha ascoltato oggi è capace di, anzitutto ha compreso in maniera molto più ampia quello che sta accadendo, ma soprattutto grazie a quello che tu ci hai insegnato è capace di poterlo spiegare ad altri. Quindi, grazie mille volte, mille grazie Assuntina per questa lezione, Grazie per la pazienza, perché ci hai dato gli strumenti e abbiamo fatto un altro piccolo nodo dietro al tappeto. Assuntina, grazie, grazie perché sei te, grazie a stata tutti voi. preziosissima, Assuntina, grazie con tutto il cuore, grazie mille. Grazie a voi, grazie a te, Manuela. Una buona serata, tesoro mio, ci sentiamo A presto. te. Ciao, grazie. Ciao, Ciao, cara, ciao, ciao. grazie. Ciao. Ragazzi, è stata esattamente brava Germana, un dono. Cioè, Assuntina è stata un dono. Io ve lo prometto, non so se riesco questo weekend, ma trascriverò insieme, chiedo a Barbara Moia, a Centofanti, se mi danno una mano con la redazione, trascriveremo questa intervista perché Assuntina... La ragazzi, l'ho capito io, quindi se sono stata capace io di capire, sono capaci tutti. Penso, ciao Anna, ben arrivata. Penso che sia importante non solo diffondere questa diretta, ma come ha detto giustamente Assuntina, parlarne, perché mancano 144 giorni, al giorno in cui rischiamo che la consulta chieda di fare una legge che permetta a chiunque di poter uccidere gli altri, perché è questo poi alla fine della fiera. Io vi ringrazio di essere stati con noi, vi ringrazio per aver seguito la rubrica, per chi ascolterà, ringrazio anche chi ascolterà e chi ascolta la rubrica in differita, perché giustamente con la redazione vedevamo che ci sono dei numeri davvero soddisfacenti per questa rubrica, quindi vuol dire che è gradita e che è utile, perché questa è l'importanza, il motivo per il quale continuiamo a fare semi di speranza. Io vi do appuntamento per venerdì prossimo alle 7:30, alle 19:30, con un altro ospite, con un'altra puntata di semi di speranza. Vi auguro buona domenica e ancora grazie per essere stati con noi. Buona serata.